Subito a salutare Brunello Rosa, CEO Rosa Rubini Associates. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Piacere riaverti qui con noi. Innanzitutto mi piacerebbe iniziare con un'analisi su quello che abbiamo visto settimana scorsa, cioè la pausa hawkish della Fed e poi dall'altra parte comunicazioni, questa volta a mio avviso molto chiara da parte di Christine Lagarde su quali saranno le prossime mosse della BCE. Voi come avete interpretato tutto ciò? Abbiamo interpretato col discorso che l'economia reale, che sembrava destinata a una recessione abbastanza pesante quest'anno, invece si sta dimostrando relativamente resiliente. Sì, c'è un rallentamento. In Germania abbiamo 2 trimestri consecutivi in decrescita, quindi diciamo così una recessione tecnica, ma niente di allarmante in questa fase. E negli Stati Uniti l'economia sì è in rallentamento, possiamo anche chiamarla, se vogliamo, una piccola stagnazione. Ma ripeto, rispetto alle aspettative di una recessione così pesante, direi che tutti gli operatori e anche i policymaker sono stati sorpresi, diciamo, al rialzo. In questo contesto, con un'inflazione ancora alta, più del doppio del target negli Stati Uniti, ancora più alta evidentemente in Europa, sia Eurozona che Gran Bretagna, è evidente che le banche centrali continuano nel lavoro che devono fare, cioè riportare l'inflazione sotto controllo. Negli Stati Uniti, ovviamente, hanno fatto un rialzo molto importante, di fatto 500 basis point nell'arco di un anno e mezzo neanche, e quindi hanno fatto quello che hanno chiamato skip, che sarebbe praticamente una breve pausa, perché in realtà mi pare evidente che avendo Powell detto che July is a live meeting, evidentemente a luglio è probabile che dopo aver saltato giugno facciano un altro rialzo di 25 basis point. E poi ce n'è evidentemente un altro in programma da qui a fine anno, magari saltano settembre, fanno novembre, poi saltano dicembre e chiudono l'anno con 2 rialzi in più. E tutto questo evidentemente, diciamo, in previsione di tenere comunque i tassi alti per un periodo di tempo abbastanza lungo, anche se, quindi, non come si aspetta il mercato, un taglio a breve, ma insomma, rialzi ancora abbastanza consistenti per qualche mese e poi tassi alti. In Europa la situazione è leggermente diversa perché l'inflazione è ancora alta, più alta che negli Stati Uniti. L'Europa è partita dopo con il rialzo dei tassi, mi riferisco in particolare all'Eurozona, e quindi evidentemente la Lagarde, e tutto il Governing Council capiscono che non è il momento di fermarsi, c'è ancora strada da fare. Hanno detto evidentemente luglio is on the cards, ma mi pare abbastanza evidente che ci siano altri rialzi da qui a fine anno, perché giustamente la Lagarde ha parlato e lo statement ha scritto di le decisioni in the following meetings, quindi era tutto al plurale, come a significare che non è solo luglio, ma diciamo, i rialzi continueranno fino a portare il tasso di deposito al 4% e forse anche un po' oltre da qui a fine anno. Ecco, infatti stavo facendo vedere, appunto, purtroppo non si vede la scritta, però euro interest rate, ovvero il tasso appunto di interesse sui depositi, come potete vedere vicinissimo al 4%, mentre questa era l'inflazione su base mensile che rimane invariata nell'ultimo mese, però comunque abbastanza elevata, e quello che forse preoccupa sono i 2 trimestri, faccio riferimento sempre dell'Eurozona, di crescita negativa. Possiamo essere però ottimisti, essendo che credo siano solo 2 paesi che attualmente sono in recessione tecnica, Germania, e il secondo mi è proprio sfuggito all'interno dell'Eurozona, Sì. poi il resto dei paesi comunque non sono in recessione. Poi ovvio che il peso della Germania è abbastanza importante. Esattamente, anche in Germania poi non stiamo parlando di, diciamo così, una recessione forte. Poi è chiaro, se si protrae, se si approfondisce, la situazione cambia, ma stiamo parlando di una limatura su base, trimestrale. D'altra parte, il mercato del lavoro rimane forte sia in Germania che nel resto dell'Eurozona, il che ovviamente
un indicatore importante. Ora è vero che il mercato del lavoro, come si dice, è un lagging indicator, cioè reagisce dopo alle, diciamo così, alle evoluzioni del mercato, diciamo, dei beni e servizi. Tuttavia, il fatto che il mercato del lavoro sia resiliente sia di qua che di là dall'Atlantico è una dimostrazione del fatto che quel clima depressivo generale che Powell giustamente ha definito essere la definizione di recessione, cioè recessione non basta in effetti avere 2 trimestri negativi che potrebbero anche essere leggermente negativi. Gli Stati Uniti li ebbero, per esempio, all'inizio dell'anno scorso, ma nessuno poi ha detto: ah, gli Stati Uniti sono in una recessione pesante. Si possono avere anche 2 trimestri negativi per base effects and whatever not. L'abbiamo visto, quanti problemi abbiamo visto dal lato dell'offerta, però quel clima depressivo generale in cui i confidence indicator sono tutti bassi, in cui i retail sales soffrono, in cui l'industrial production è in contrazione, in cui il mercato del lavoro inizia a dare forti segni di rallentamento, diciamo, tutti questi fattori non sono ancora presenti. Ecco perché diciamo che in questa fase possiamo dire che l'economia ancora dà segnali di resilienza e quindi le banche centrali si possono concentrare sul rialzo dei tassi per controllare l'inflazione piuttosto che tenerli relativamente bassi per stimolare la crescita, al contrario di quanto sta avvenendo in Cina. Ecco, mi piacerebbe fare il punto anche su quelle che sono le vostre aspettative relative al meeting di Bank of England. Lì la situazione è un po' più diversa, anche se ci sono stati dei miglioramenti, almeno a livello di inflazione, di pressioni inflazionistiche secondo gli ultimi dati. Però come interpretate i movimenti ecco, dei gilt? È una cosa che state prendendo in considerazione o meno? Cioè, giusto per capire il ragionamento un po' dei mercati relativo a quello che accade in UK. Ma ovviamente guardiamo i mercati con attenzione e valutiamo le scelte degli operatori di mercato. Per quanto riguarda la Banca Centrale, è evidente che la Bank of England veramente ha ancora abbastanza lavoro da fare perché l'inflazione è decisamente ancora fuori controllo. E purtroppo sembra che la Bank of England abbia difficoltà a fare stime attendibili di dove andrà l'inflazione. Queste sono un po', diciamo, come posso dire, impressioni abbastanza diffuse a Londra. Ecco perché mi pare che abbiamo sicuramente un rialzo questo giovedì a 25 basis point, ma ce ne saranno sicuramente altri nei mesi a venire. Il mercato adesso stima, per tornare appunto a cosa scontano gli operatori, nei money market stanno stimando a questo punto un picco intorno al 6%, quindi stiamo parlando più di 100 basis point da qui, il che vuol dire una serie di alzi ancora importanti da qui a fine anno, riportare sotto controllo un'inflazione che è vero che è scesa, ma rimane decisamente troppo elevata. Diciamo che l'Inghilterra troppo sta scontando anche in ritardo gli effetti del Brexit, che evidentemente ha ulteriormente peggiorato, diciamo così, le condizioni dal lato dell'offerta. Si è visto nel mercato del lavoro, si è visto nel mercato dei beni, in qualche misura anche nel mercato dei servizi. L'economia sta soffrendo e con essa evidentemente sono partite le agitazioni sindacali che sono molto molto importanti, molto sentite e che hanno un grosso impatto sull'andamento diciamo dell'economia on a daily basis. Quindi diciamo c'è molto lavoro da parte dei vari branches of government, delle varie parti del governo per riportare la situazione sotto controllo. C'è un lavoro che deve fare la Bank of England, ma non lo può fare tutto. C'è un lavoro che deve fare il governo per assicurare che l'economia abbia uno sviluppo, diciamo così, ordinato. In questa fase non mi pare che ancora siano arrivati a raggiungere l'obiettivo, c'è ancora lavoro da fare. Ecco, ultimissima domanda proprio in un flash, perché cioè, secondo me è interessante capire se diciamo, le azioni delle banche centrali, che sono evidentemente restrittive, sono in concomitanza con le azioni dei vari governi. In questo caso prendiamo in considerazione i governi dell'Eurozona, gli Stati Uniti e UK. Si può fare un statement simile o meno? Diciamo, la fase di coordinamento mi pare che sia ampiamente finita.
nel senso che le banche centrali, avendo visto che l'economia in qualche modo tiene, sono concentrate sul loro obiettivo primario, che è il controllo dell'inflazione. Durante la pandemia c'era stato un forte coordinamento, ma è più facile essere coordinati quando entrambi devono spingere nei termini di un allentamento, sia di politiche fiscali che politiche monetarie. In questa fase i governi devono decidere un po', diciamo, per conto loro, sapendo che le banche centrali devono finire il loro lavoro a livello di inflazione. Alcuni, in cui l'economia sta ancora tirando, hanno deciso di iniziare un po' una fase di consolidamento fiscale, comunque decisamente smettere l'allentamento fiscale, altri invece si rendono conto che non è ancora venuto il momento di tirare il freno diciamo così, sulle politiche fiscali, perché in concomitanza con le politiche monetarie restrittive si rischia di creare una recessione poi difficile da governare. UK, essendo un caso di specie, nel senso che il governo sì, ha promesso una certa disciplina fiscale, ma che comunque net net il budget dell'aprile scorso comunque era mediamente tra neutrale ed espansivo. L'Eurozona ha al suo interno, diciamo così, l'Eurozona è all'interno dell'Unione Europea, che ha creato questo piano straordinario investimenti, che è il Recovery Fund, che anche se a livello nazionale è declinato in modo diverso, comunque a livello comunitario dà una forte spinta agli investimenti, in qualche misura anche ai consumi. Quindi, da un certo punto di vista, diciamo, i governi non stanno ancora frenando quanto potrebbero in termini di disciplina fiscale. Ecco, questo è un punto abbastanza importante, anche se naturalmente alle banche centrali arrivano sempre le richieste un po' di far tornare la politica fiscale meno espansiva come appunto i tempi pre-Covid. Grazie mille a Brunello Rosa, CEO Rosa Rubini Associates, alla prossima e buon proseguimento. Grazie anche a voi, buona giornata. Intanto prima di